perfetto, non si è sbilanciato più di tanto sul... l'incontro io posso dire che è stato positivo, nel senso che sa benissimo qual è il problema, sa benissimo in qualche maniera quali sono le nostre richieste. Ha la necessità in questo momento di avere delle notizie più certe da Roma sulla vicenda generale. Ha detto che sarà artefice di un tavolo, o perlomeno tenterà di essere artefice di un tavolo con le associazioni datoriali. Vorrà prima incontrarle in separata sede per poi cercare di attivare appunto questo tavolo. Qual è la funzionalità di questa operazione? Quella di cercare eventualmente le ricollocazioni per i dipendenti, sia personale maschile ma anche per il personale femminile, del quale abbiamo centrato la situazione molto, molto delicata, appunto perché ci sono tantissime lavoratrici donne all'interno di questa vicenda, e soprattutto abbiamo sensibilizzato il prefetto, insomma, perché la situazione molto probabilmente sarà l'inizio di una questione molto più ampia, perché coinvolge e nasce con NES, ma vogliamo anche delle garanzie su tutta la questione degli istituti di vigilanza, perché la questione probabilmente diventerà molto più grande, e quindi delle garanzie per i lavoratori e anche per il territorio stesso, per delle risposte, insomma, a 360 gradi. Quindi a brevissimo questo tavolo, lunedì sarà appunto la fase decisionale per prendere poi delle date. Stavamo appunto vedendo che il prefetto stava guardando l'agenda per verificare la propria disponibilità, quindi verremo ricontattati a brevissimo. Quindi che cosa è emerso in sintesi oggi? È emerso comunque un interesse da parte del prefetto, da parte delle istituzioni su questa vicenda. Noi abbiamo sensibilizzato maggiormente questa problematica, e il problema principale appunto è la ricollocazione, l'eventuale possibilità del gruppo NES di rimanere nel mercato e di proseguire la propria attività. Ecco, si parlava in questo senso anche dell'istituzione di un albo della vigilanza a livello regionale per ciascuna provincia. Certo, una cosa che stiamo chiedendo da diverso tempo, anche per quanto riguarda il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, una richiesta che abbiamo fatto già 4 anni fa, che ancora non è stata messa in atto. Pensiamo che questa situazione debba creare proprio i presupposti per far nascere questo albo, questo insieme di nominativi per poter ricollocare eventualmente le persone nel momento in cui si trova la necessità. Allora, è positivo soprattutto l'interesse del prefetto a fare tutta una serie di passaggi. Ci ha anche anticipato che aveva sollecitato che la provincia, qui sono interessati tutti gli enti istituzionali, e ci ha con franchezza detto che la decisione rispetto licenze sì, licenze no, è in capo al Ministero di Roma, e quindi questo fa capire anche quanto importante sia questa cosa, e che sicuramente nei brevi tempi, si parlava di lunedì e martedì, avrà una risposta del Ministero per come muoversi. Noi abbiamo nel frattempo l'incontro del Ministero del Lavoro, quindi noi faremo quello che c'è da fare, diciamo, da parte nostra riguardo agli ammortizzatori sociali, ma c'è un'attenzione altissima su questi temi, non solo quello di attivare anche un tavolo permanente, che è quello che abbiamo chiesto alla Prefettura per monitorare un po' quello che è il lavoro degli istituti di vigilanza. Abbiamo fatto presente un concetto molto semplice, che qui abbiamo dei lavoratori, quelli della NES, che non lavorano, e il lavoro che è transitato da un'altra parte, dove tutte le aziende sono in difficoltà. Abbiamo segnalato anche orari, come dire, tirati di chi oggi sta facendo il lavoro che ieri faceva NES, quindi ha detto che sarà sensibile a questa cosa, addirittura convocherà in prima istanza con la prefettura anche le imprese per capire qual è la necessità e la possibilità, non lo sappiamo, le convocherà lui e attiverà questo tavolo, che noi speriamo sia permanente, proprio per gestire e monitorare tutte queste cose e tutta la questione. La sensibilità sui lavoratori ce l'ha espressa in più momenti, in più volte, e anche in modo concreto, nel senso che si farà parte attiva, cioè la prefettura sarà parte attiva per la ricollocazione di questi lavoratori. Poi è vero, ci sono, parliamo qua in maniera particolare di donne, degli amministrativi, ci sono magari tipologie di lavoratori dove il riempiego può essere più, difficoltoso, perché ora quello che stanno facendo... Generalmente gli amministrativi, donne, anche sale conta, se vogliamo, perché le sale conta non sono... Di quante persone stiamo parlando?
Ora c'è una mappatura di tutta l'agenda, quindi circa una trentina per quanto riguarda Treviso. Per Treviso una trentina, però voglio dire questo non riguarda solo Treviso, no, ho capito. Riguarda tutta, quindi ci sarà questa sensibilità di capire dove è possibile, e anche attraverso la provincia ci ha comunicato che l'assessore Noal si è reso disponibile, quindi un tavolo permanente su queste cose qua, intrecciando tutti gli enti che possono dare una mano da questo punto di vista, è sicuramente positivo. D'altro canto questa vicenda ha un'attenzione, come dire, da parte un po' di tutti di alto livello. Io non ho capito una cosa però, si continua a dibattere sulla questione ammortizzatori sociali, no? Che sarà il punto all'ordine del giorno di lunedì al Ministero, certo. Giusto? Ecco. Ma non è già stato stabilito che per 670 ci saranno, stiamo parlando degli altri che non ce li hanno ancora, perché parliamo della totalità dei 1.200. Parliamo, allora qui il tavolo di lunedì serve esattamente a fare un accordo così previsto dalla procedura, che è già aperta da parte dell'azienda, sull'uso degli ammortizzatori sociali. Okay. Ora, cosa potrebbe accadere da oggi a lunedì? Che il Ministero, per esempio, come dire, dia una sua indicazione. Quale? Non sappiamo, perché può essere, ritorniamo su questione revoca, mica revoca o revoca parziale delle licenze. Ora è chiaro che se c'è, faccio l'esempio per capire, se c'è una revoca parziale, quindi sala conta e trasporti, vorrà dire che la cassa integrazione sarà per quei lavoratori. Ho capito. E gli altri continueranno a lavorare, che è quello che ci auspichiamo, anche un po' dalle notizie, amministrazione straordinaria e quant'altro. Ci dà il tempo, i modi di ricollocare. Poi troveremo tutte le soluzioni, non escludiamo nessuna, la ricollocazione presso quello che continuerà, se continuerà, della NES, o la ricollocazione in altre aziende, addirittura anche in altri settori, con l'ausilio per esempio della provincia. Contestualmente però, riguardo la risposta parziale, no, della cassa integrazione, certo, noi dobbiamo lavorare per dargli una risposta anche alle altre persone che attualmente magari non vengono, come posso dire, interessate dagli ammortizzatori sociali, ma proprio la questione di mancanza di fiducia nei confronti di tutti gli istituti, la vicenda, questo è quello che ha creato la vicenda, è logico che dobbiamo creare anche questo tavolo per ridare fiducia al settore, per ridare fiducia alle regole, proprio perché queste situazioni poi non si aprono e non si ripetono anche agli altri istituti. Quindi questo è il lavoro principale che dovremmo fare da adesso in avanti. Anche perché ci ha insegnato che la mancanza di regole è vero, poi ci altrano le aziende, ma in realtà la stanno pagando i lavoratori, che sono gli unici che le hanno seguite le regole. C'è questo da dire, i lavoratori hanno seguito le regole e le stanno seguendo anche oggi, perché ci sono lavoratori dell'ANES che stanno lavorando oggi e le stanno seguendo alla lettera. Ora, se ci sono regole per i lavoratori dell'ANES, ci devono essere delle regole anche per le aziende che danno lavoro a questi lavoratori. Qui è in crisi proprio quella roba là, ecco il significato del tavolo permanente e del monitoraggio delle cose. Questo, come dire, è un problema nazionale, non è un problema di Treviso. Abbiamo poi la questione anche delle donne, che come si diceva prima, attualmente non abbiamo delle ritorsioni nei confronti di queste operatrici. Le questioni di mancanza di dignità e di rispetto sono avvenute per i lavoratori che portavano in giro i valori in questo momento attraverso dei cartelli, attraverso il fatto che magari hanno trovato le porte chiuse. Le signore, in questo, le donne in maniera particolare, stanno in parte lavorando ancora e conseguentemente non hanno ancora visto sul campo la reazione che possono avere nei confronti di una nuova ricollocazione e biglietto visita che portano, che è quello di aver lavorato per NES. Quindi questa è una situazione che vedremo nel futuro e che vorremmo evitare ci fosse proprio per questa tipologia di lavoratrice. Ha determinato il segretario generale Filippo Amsa CGIA di Treviso. Cosa è messo? È stato un incontro positivo, logicamente non abbiamo avuto delle risposte immediate, ma logicamente la prefettura, il prefetto, il signor prefetto, ha cercato di darci comunque una speranza, e quindi quella di attivare un tavolo con le eventuali parti datoriali, che è quello che necessita appunto per l'eventuale ricollocazione dei lavoratori. Noi lunedì saremo a Roma per la questione degli ammortizzatori sociali, per aprire la cassa integrazione per i lavoratori interessati del centro conta per quanto riguarda la NES. È chiaro che però vorremmo dare delle risposte anche in merito a dopo la cassa integrazione e all'eventuale ricollocazione. Come dicevo prima, c'è un grande problema che riguarda soprattutto le donne, che finora non è ancora emerso, perché quando si parla di vigilanza si pensa che sia solo ed esclusivamente un settore a 360 gradi maschile, invece riguarda molte donne che sono appunto nell'area amministrativa impiegatizia del settore.
fare e che attualmente non abbiamo visto le ripercussioni, perché naturalmente le signore sono dentro gli uffici, non hanno avuto contatti diretti ancora con per la ricollocazione. È chiaro che avere un biglietto da visita, cioè aver lavorato per un'azienda che ha avuto questo scandalo, diciamo, non aiuta certo la ricollocazione. Quindi noi vorremmo, attraverso questo tavolo, un tavolo permanente con l'istituzione e con la prefettura, cercare di dare risposta a tutte le tipologie del lavoratore, in particolare anche alle donne, che difficilmente si parla di questa realtà.